Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il Monte degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Parola del Signore. Domenica 10 aprile 2022, Domenica delle Palme, Passione del Signore, lettura della Passione secondo Luca. Oggi è la Domenica delle Palme, la domenica che ricorda sia l'ingresso festoso di Gesù dentro Gerusalemme, acclamato dalla folla, acclamato dai giovani, dai ragazzi, il riconoscimento che Gesù è il Re di Israele. Eppure quella stessa folla, pochi giorni dopo, griderà crocifiggilo. Quindi è veramente oggi la domenica delle palme, del trionfo, e la domenica della passione. E in questa domenica, come sappiamo, viene letta tutta la passione, tutto il racconto grande, il cuore del Vangelo, il racconto della passione del Signore secondo Luca. Allora naturalmente è impossibile commentare tutto questo lungo racconto, ma sottolineerei solamente alcuni dei tratti propri dell'Evangelista Luca. Il primo è che, come tutti gli evangelisti fanno, i sinottici, racconta naturalmente la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, nel giardino degli ulivi. Ma Luca sottolinea questa grande lotta. La lotta, agonia vuol dire lotta, non vuol dire coma, vuol dire la lotta di Gesù, l'ultima tentazione. Aveva detto all'inizio della Quaresima, Luca aveva detto che il diavolo se ne andò per tornare al tempo fissato. Ecco, il tempo fissato è proprio questo, è il luogo del giardino dove Gesù sceglie e decide di affrontare la morte, cioè il dono totale di sé, per rimanere fedele alla rivelazione di quell'amore che aveva costituito il centro del suo messaggio per tutta la vita, per rimanere fedele alla volontà del Padre. Non è la volontà di un padre che vuole che suo figlio muoia, è la volontà di un padre che chiede a suo figlio di manifestare il suo volto, il volto di misericordia. E in questa lotta, dice Luca, solo lui lo racconta, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Quindi questo stress, questa grande lotta interiore, in realtà il momento forse più alto di sofferenza della passione di Gesù è proprio nell'orto del Getsemani, in cui dice di sì. Ma proprio in quell'orto, in quel giardino, dove arrivano le guardie insieme a Giuda per catturarlo, Gesù compie, secondo Luca, solo lui lo racconta, l'ultimo miracolo fisico. Quando qualcuno di loro, per difenderlo, stacca un orecchio al servo del sommo sacerdote, Gesù interviene dicendo: «Basta così, lasciate».
lo dice anche negli altri Vangeli, ma solo Luca aggiunge, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Luca è un medico, lo sappiamo dal Nuovo Testamento, è attentissimo alla sofferenza umana. C'è un uomo che soffre e anche nel momento di questo momento drammatico di colluttazione, di arresto, quindi Gesù sta per essere portato via, ancora Gesù è attento alla persona che soffre. E l'ultimo miracolo, questo è l'ultimo miracolo fisico, l'ultimo miracolo spirituale che ci racconta solo Luca è proprio sulla croce. Gli evangelisti ci dicono che Gesù è stato crocifisso fra due malfattori, solo Luca ci racconta che il malfattore di destra, si dice di solito, invece di insultarlo, invece di maltrattarlo, rimprovera il suo collega che stava morendo anche lui sulla croce: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, perché ce lo siamo meritati, abbiamo sbagliato la vita, siamo due delinquenti, ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Riconosce la sua colpa, riconosce l'innocenza di Gesù, si affida a lui. Ecco i passi della fede: riconoscere i propri peccati, riconoscere che Gesù ci salva e affidarsi a lui. Oggi sarai con me nel paradiso. Bellissimo, bellissimo. Oggi, questa parola che ha risuonato tante volte nel Vangelo di Luca. Oggi, 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 oggi la salvezza è entrata in questa casa da Zaccheo. Oggi la scrittura si è compiuta, dice Gesù nella sinagoga di Nazareth. Oggi sarai con me in paradiso. L'ultimo miracolo spirituale. Gesù salva, è il salvatore fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo momento, ed entra in paradiso insieme a un delinquente che però è diventato un uomo nuovo, anche se per un soffio, anche se nell'ultimo minuto di vita. Ecco, questo è il Gesù di Luca, questo è il Gesù che vogliamo seguire in questi giorni di passione per arrivare alla Pasqua.